31 luglio tutti i navigator sono senza lavoro. Noi in Campania siamo 270 navigator che dal 31 di luglio scadono i contratti. Un percettore di reddito di cittadinanza senza un navigator che cosa fa? Nulla. Beh. E speriamo quanto prima di avere notizie di che morte dobbiamo morire. Dal 31 luglio 270 navigator campani perderanno il posto di lavoro e tra di loro ci sono tantissimi irpini che non potranno nemmeno più ricevere la disoccupazione. Il paradosso è che i navigator non potranno più seguire i percettori del reddito di cittadinanza, che quindi non avranno sbocchi lavorativi. Alessandra, situazione precaria per oltre 270 navigator. Noi in Campania siamo 270 e in tutta Italia siamo oltre 600 navigator che dal 31 di luglio scadono i contratti e al momento non abbiamo alcuna risposta dal governo e stiamo attendendo che qualcuno ci dia delle risposte al Ministero del Lavoro. E speriamo quanto prima di avere notizie di che morte dobbiamo morire. Spiega, parliamo della situazione in Campania. La situazione è quella che il 31 luglio normalmente tutti i navigator sono senza lavoro perché non è prevista alcuna proroga. In questo momento però la situazione non è comunque buona per i navigator in Campania perché queste 270 figure professionali, queste 270 persone e quindi queste 270 famiglie in questo momento hanno un contratto che è sottoposto ad una condizione sospensiva. Per quanto riguarda la Campania, per qualche cosa che ancora non è neanche tanto chiaro, è stato consentito di esprimere un parere alla Regione, cosa che non era prevista assolutamente nel decreto legge, e la Regione ha espresso un parere praticamente negativo sulla ricontrattualizzazione. Essendoci un obbligo però stabilito nel decreto legge, si sono inventati un contratto sospeso perché per mancanza di volontà del committente. E questo comporta che con molta probabilità, una quasi totale certezza, non ci saranno pagamenti per quanto riguarda gli stipendi e in più non ha consentito ai navigator in Campania di richiedere la DISCOL, la disoccupazione per chi ha i contratti di collaborazione, per cui sono praticamente senza stipendio e senza disoccupazione, quindi senza una remunerazione economica che consenta minimamente di vivere. Si consideri che sono delle famiglie, perché dietro ad ogni navigator c'è una famiglia, quindi è un danno veramente importante. Siamo partiti in 471, in questo momento siamo 270. Un terzo dei navigator totali si sono dimessi in questi anni, perché ovviamente essendo dei laureati, essendo delle persone in grado di procurarsi un reddito con dei lavori, con dei contratti più gratificanti, più soddisfacenti e anche meno offensivi rispetto a quello che è stato il nostro momento, il nostro periodo lavorativo, hanno scelto di cambiare lavoro. Questo però ha comportato un danno economico, perché sono state spese risorse economiche per la formazione, e questa formazione è andata persa perché le persone vanno via. E quindi un'importantissima agenzia nazionale, l'Agenzia delle Politiche Attive, perde così dei collaboratori praticamente fondamentali in un momento come questo in cui le politiche attive sono veramente tutto. In Irpinia siamo circa una ventina che perdiamo il lavoro, con oltre 10.000 beneficiari in tutta la provincia del reddito di cittadinanza che non saranno seguiti così come abbiamo fatto noi. Si pensi che noi navigator l'anno scorso in soli 6 mesi abbiamo lavorato 300.000 beneficiari del reddito di cittadinanza in tutta la Campania, che erano praticamente gli arretrati dei centri per l'impiego che erano stati chiusi sia per il Covid sia perché anche tuttora per poter accedere a un centro per l'impiego devi fare la prenotazione online. Stiamo parlando di tutte persone che non sono digitalizzate, che hanno il 90% vengono alla terza media e noi anziché favorire l'accesso ai servizi li chiudiamo.
Ora, noi abbiamo lavorato da remoto, non siamo, noi campani non abbiamo mai messo un piede nel centro per l'impiego, proprio perché ci è stato negato a monte dal nostro governatore, e non abbiamo fatto, perché non ci è stato reso possibile, la funzione che avremmo dovuto svolgere, perché alla fine abbiamo svolto quello che doveva fare il centro per l'impiego, quindi la parte burocratica, senza parlare del fatto che l'offerta congrua dei beneficiari è semplicemente un mito al momento, lo è stato e penso che forse lo sarà ancora, nonostante sia diminuito il fatto dell'offerta congrua con la nuova legge, adesso se ne servono due per perdere il reddito di cittadinanza, però restano comunque poco seguiti, e soprattutto quei limiti derivanti da un accesso ai servizi per l'impiego. E mentre invece almeno con noi eravamo diventati dei punti di riferimento, ci chiamavano sempre, ognuno di noi aveva un tot di beneficiari, io ad esempio ne avevo 400 e rotte, e poi sono numeri altissimi, cioè se pensiamo che in Germania come noi ce ne sono 100.000 e hanno in carico ciascuno di loro 40 persone, perché dovrebbero seguirlo passo passo, essere dei tutor, cosa che noi non ci è stato concesso, e quindi sicuramente in un momento in cui si parla di riforme, di politiche attive richieste dal PNRR, che si parla del programma garanzia occupabilità dei lavoratori, noi non possiamo entrare a far parte di questo sistema perché ci è negato, dopo che siamo stati selezionati su 80.000 persone e siamo arrivati all'epoca 2009 circa, e dopo che siamo stati formati, abbiamo comunque fatto esperienza, e intanto ci è negato poter continuare di lavorare. Non solo, siamo trattati in modo discriminante e discriminatorio come categoria professionale secondo la regione di appartenenza, e questo non è possibile, siamo la stessa categoria di lavoratori, senza parlare del fatto che siamo dei precari che dipendiamo dal Ministero del Lavoro, perché l'ANPAL dipende dal Ministero del Lavoro, quindi abbiamo un ministro che parla di lotta al precariato, che però ha una sacca di precariato che è la più grande vertenza in Italia. Un percettore di reddito di cittadinanza senza un navigator che cosa fa? Nulla. In realtà, per quello che è stabilito nella legge del reddito di cittadinanza, il nostro lavoro vero e proprio doveva iniziare dopo la sottoscrizione del patto, per tutte quelle attività che servivano a dare la possibilità a quella persona che magari voleva fare il cameriere, o voleva fare l'insegnante, o voleva fare, lo dico insomma così, che cosa fare? Ma partendo dalla formazione. Molto spesso il primo tassello non è proporre l'offerta di lavoro, è fare una formazione, acquisire una competenza, acquisire un titolo, e poi potersi presentare e dire so fare questo, adesso posso farlo. Ma se noi pensiamo che il beneficiario così com'è lo prendiamo e lo mettiamo a lavorare, è una fantasia di tutti quelli che ne parlano, però nessuno sanno poi veramente che cos'è avere queste persone, aiutare queste persone, conoscerle e sentire poi quanto hanno bisogno, perché molto spesso anche soltanto una parola di incoraggiamento è importante per queste persone. Per concludere, in Campania ci sono più di 600.000 persone che percepiscono il reddito. Come individui alla fine sono più di 600.000 persone, ma ci sono bambini, ci sono minori, ci sono anziani, e poi c'è una parte che è un terzo di quelli poi effettivamente, potenzialmente, non effettivamente, ma potenzialmente occupabili, sempre con un percorso ad hoc per ciascuno di loro. Siamo pronti ad adire alle vie legali. Già siamo parecchi che ci siamo organizzati, ma non solo in Campania, in tutta la nazione, e andremo in qualsiasi tribunale, sia nazionale che europeo, perché le norme che valgono per l'Europa con la carta sociale europea valgono anche in Italia, e non si può
prendere in giro e sfruttare dei lavoratori così.